Ciao, il tutorial di oggi riguarderà la realizzazione di cuori all'uncinetto. Ecco come si realizzano. Iniziare la lavorazione con un anello magico. Di seguito 6 maglie basse. Una, due, tre, quattro, cinque, sei. Tirare il filo e chiudere l'anello. Verificare che ci siano 6 maglie basse. 3, 4, 5 e 6. Ok, si può procedere. Partiamo subito dalla prima maglia bassa disponibile e raddoppiamo i punti. Quindi 2 maglie basse su ogni maglia bassa realizzata in precedenza. Per un totale a fine giro, a fine secondo giro, di 12 maglie basse. Per maggiore sicurezza riverifico la quantità di maglie basse realizzate. L'ultimo punto eseguito e procedo col terzo giro eseguendo 2 maglie basse sulla prima maglia disponibile, 1 e 2. Sulla successiva un'unica maglia e procedo così fino a fine del terzo giro, alternando 2 maglie basse, una maglia bassa, fino ad ottenere un totale di 18 maglie. Al termine del terzo giro tolgo il marcatore, taglio il filo ed eseguo un secondo dischetto identico. Prestare attenzione al quarto giro. Ora dobbiamo unire i due dischetti. Si può puntare su una qualsiasi maglia. Fare una maglia bassa. Sistemare il marcatore sulla maglia eseguita servirà come punto di riferimento. Procedere a punto basso su ogni punto basso per ottenere alla fine 18 punti bassi sul primo dischetto.
Il 18° punto lo troviamo esattamente prima del marcatore. Una maglia bassa sulla prima maglia disponibile del secondo dischetto successivo al marcatore. Anche qui, sul secondo dischetto, ottenere 18 maglie basse. Anche qui, come per il primo dischetto, la 18ª maglia bassa la troviamo precedente al marcatore. Maglia bassa nel punto dove c'era il marcatore. Posiziono su questa maglia. E procedo a un giro completo di tutte le maglie per un totale di 36 maglie, cioè la somma delle maglie dei due dischetti 18 più 18. Riposizionando il marcatore sempre sull'ultima maglia eseguita, ho concluso il mio quinto giro di 36 maglie e inizio il sesto giro con le diminuzioni. 4 maglie basse. 2. 3. 4 ed eseguo una diminuzione, prendendo 2 coste esterne delle 2 maglie basse e le lavoro insieme. Passo il filo e chiudo la maglia bassa. Ripeto. 1 una costa, la seconda, passo il filo, chiudo la maglia bassa. Queste sono le diminuzioni. Concludiamo tutto il giro con questa diminuzione. 4 maglie basse, una diminuzione. Concludo il giro trovando la seconda costa sul marcatore e diminuisco. Lavorando il sesto giro ottengo 30 maglie. Riposiziono il marcatore e mi avvio al settimo giro. Lavoro 30 maglie di seguito, quindi niente diminuzioni al settimo giro. Posizionando il marcatore effettuo l'ottavo giro. L'ottavo giro
e un giro di diminuzioni. Questa volta saranno 3 maglie basse e una diminuzione. 1, 2, 3, una diminuzione come abbiamo fatto prima. 2 coste esterne, passo il filo e chiudo la maglia bassa. Anche sull'ottavo giro, in conclusione, mi ritrovo la seconda costa di diminuzione sul marcatore. Passo il filo e chiudo la maglia. Posiziono il marcatore sull'ultima maglia fatta e mi avvio al nono giro. Il nono giro è fatto anch'esso di diminuzioni, questa volta 2 maglie basse, una diminuzione. 1, 2, prendo le due coste delle due maglie successive, passo il filo e chiudo la maglia. Questo è il nono giro, tutto così. Anche qui la seconda costa di diminuzione si trova sul marcatore. Ho ottenuto 18 maglie. Riposiziono il marcatore come punto di partenza per il mio decimo giro ed effettuo 18 maglie basse sulle 18 ottenute nel giro precedente. A questo punto inizio a dare forma al cuoricino inserendo l'imbottitura. Nel caso non si disponga dell'imbottitura acrilica, si potrà utilizzare della semplice ovatta. Mancano solo 3 giri alla conclusione del cuoricino. Sta già prendendo un'ottima forma. Posizionando il marcatore, eseguiamo questi ultimi 3 giri effettuando un punto basso, una diminuzione, alternando punto basso, diminuzione. Uno. Una diminuzione. A fine giro otterremo 12 maglie. Undicesimo giro concluso, riposiziono il marcatore, effettuo il dodicesimo giro. Un punto basso, una diminuzione per tutto il giro, ottenendo così 8 maglie.
concludo sempre il giro che la seconda costa si trova sul marcatore. Prima di concludere col tredicesimo ed ultimo giro del nostro cuoricino per poi passare alla cucitura, riempio con un altro po' di imbottitura aiutandomi con l'uncinetto. Procedere con il tredicesimo ed ultimo giro ed arrivare a 5 maglie in totale. Di nuovo posiziono il marcatore, una maglia bassa, una diminuzione. Taglio il filo e cerco di lasciare un bel po' di lunghezza. Inserisco l'ago da lana e procedo poi a recuperare le 5 maglie per chiuderle tutte insieme. Recupero tutte e 5 le maglie e le chiudo insieme. Passo il filo all'interno del cuoricino per portarlo nella parte superiore. Potrà servirmi per trasformare il cuoricino in un ciondolo. Cuoricino concluso. Ecco tutte le mie varianti trasformate in portachiavi. Ciao, grazie. Torna presto e non dimenticarti di iscriverti al canale.